Iniziamo da capo. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti a tutti all'ultimo webinar del mese di luglio. Poi un po' di meditato relax e prima di riniziare di nuovo con la piena attività. Ultimo appuntamento di questo mese in collaborazione con il nostro partner fedele Alessandro Aldrovandi. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti, ciao Michela. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Stiamo ripetendo questo webinar perché la partenza è stata falsa, quella iniziale, ma va bene lo stesso, è Sì, bello della infatti diretta. stiamo ridendo per questo, per chi in questo momento penso voi non lo sappiate, però lo stiamo ripetendo. Però va bene così. È anche bello per questo, almeno ci facciamo qualche risata. Bene, prima di presentarvi la nostra società e soprattutto l'argomento che Aldrovandi ci illustrerà oggi, lasciatemi dire, ricordarvi soprattutto che le informazioni fornite nel corso del seguente webinar sono finalizzate esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale. Non hanno come scopo quello di prestare consigli operativi, di acquisto e né di vendita, né tantomeno raccomandazioni personalizzate riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Quindi Alb Limited e Alessandro Aldrovandi non potranno essere considerati responsabili per alcuna perdita. Inoltre, ricordatevi sempre che il trading di prodotti finanziari negoziati in marginazione è rischioso, quindi di conseguenza è importante che ciascun cliente si informi e si assicuri soprattutto di aver compreso tutti i rischi connessi. Argomento interessante di oggi, parleremo, Aldrovandi ci illustrerà le strategie di trading contrarian. E alcuni clienti mi chiedono, sento che alcune lamentele, autocritiche più che altro, perché poi quando si ha a che fare con il mercato, con l'alta volatilità, è possibile riscontrare determinati falsi segnali. Spesso i clienti, Alessandro, mi dicono, pensavo fosse un'inversione, non un ritracciamento. Quindi, Alessandro, oggi ci mostrerai proprio questo, giusto? Sì, userò un taglio abbastanza pratico, ma è normale, voglio dire, fin troppo scontato. Si sa, molto spesso quando entriamo in posizione abbiamo l'impressione che il mercato ci venga sempre e costantemente contro. Andiamo long, il mercato va short e viceversa. In realtà, voglio dire, questo fa parte in un certo senso dell'attività di trading, ma ci sono delle modalità ben precise per capire quando c'è un'inversione, quando c'è un ritracciamento e soprattutto quando c'è una tendenza. D'altro canto, la stessa analisi tecnica, nel suo assunto fondamentale, dice che tutte le operazioni andrebbero fatte sempre secondo il trend principale, e il trend principale rimane tale finché non vi sia una chiara e evidente inversione di tendenza. Per cui ogni tentativo di inversione, di ritracciamento, di pensiero secondo il quale è sceso troppo il mercato o è salito troppo il mercato, porta semplicemente a sbagliare. Quindi ci sono modalità per evitare tutto questo, tolto comunque che è assolutamente altrettanto fisiologico il fatto che ci siano delle operazioni in perdita ineliminabili, perché a volte il mercato ti viene contro. Però un conto è averne 10 di cui tu sei responsabile per 8, un conto è averne 10, ma che effettivamente alla fine è il mercato che è colpa del mercato oggettivamente per 4. Insomma, quindi un conto è se ci metti troppo del tuo, un conto se è la sfortuna, tra virgolette, in generale. Esatto. Tra poco ci illustrerai tutto questo. Volevo solamente dare qualche informazione ai nostri clienti. Molti di voi già ci conoscono, sanno le offerte di Alb, la serietà di Alb. Mi permetto di dirlo perché ovviamente in questo momento la sto rappresentando. Chi è Alb? Alb Limited è una società autorizzata e regolamentata alla MFSA, Malta Financial Service Authority, con sede e regolamentazione a Malta. È regolarmente autorizzata ad operare in passporting in Italia, quindi eroghiamo i nostri servizi sul territorio nazionale grazie all'iscrizione alla Consob. Siamo una società
che punta sulla formazione. I webinar che offriamo sono gratuiti e ci servono per offrire al cliente nozioni basi che poi il cliente può farle proprie per andarle ad attuare nella propria strategia, quindi sfruttarle per la propria operatività. Siamo una società che possiede dei punti di forza rispetto ai competitor. Quali sono questi punti di forza di Alb Limited? Soprattutto il cliente ha la possibilità di usufruire di spread molto competitivi, spread su diversi asset finanziari, come ad esempio le coppie valutarie. Ad esempio, offriamo 0,609 su EURUSD. Su altre coppie valutarie. Molto competitivi siamo anche sull'oro, sull'argento, su alcuni indici principali come DAX, Dow Jones, Standard & Poor's, Nasdaq, anche sul natural gas. Quindi abbiamo molti, la poss il cliente ha la possibilità di operare con spread competitivi rispetto agli altri concorrenti che stanno sul mercato. La possibilità di non vedere solamente addebitarsi lo swap sempre e solo come un costo, ma anche come un ricavo. Perché? Perché da noi lo swap, quindi il tasso interbancario, è anche un ricavo a seconda della direzione dell'operazione che il cliente decide di eseguire al mercato. E come broker offriamo leva bassa rispetto ai competitor. Oggi e fino ora siamo quasi arrivati al giorno in cui verranno attuate le nuove misure dell'ESMA che prevedono una leva massima 1 a 30. E poi ovviamente la leva cambierà a seconda delle diverse tipologie di asset, però noi attualmente come broker offriamo ai clienti leva 1 a 25 e 1 a 50. I clienti, ricordatevi di prestare sempre molta attenzione all'utilizzo della leva finanziaria, in quanto è uno strumento che vi consente, la parola stessa lo dice, di andare a moltiplicare il vostro capitale, quindi di poter accedere su mercati grandi, tra virgolette, in base alle vostre disponibilità, ma al tempo stesso, così come vi dà questa possibilità, aumenta anche la possibilità di rischio. Quindi fate attenzione a tenere ben presente i rischi della leva finanziaria. Per qualsiasi cosa potete contattarci, vi invito a visitare il nostro sito alb.com, dove troverete tutte le informazioni relative alla nostra società, troverete anche la tabella degli spread, molto importante, e i nostri contatti. Noi siamo qui a esprimere e a presentarvi tutti i nostri servizi, a presentare noi stessi, perché ovviamente siamo persone, quindi lavoriamo per i nostri clienti. E quindi contattateci tramite numero di telefono che trovate sempre sul sito, c'è anche la chat interattiva, oppure anche attraverso la mail. Non voglio dilungarmi tanto, passo la parola ad Alessandro e vi auguro una buona visione. Mi raccomando, utilizzate anche la chat per interagire e fare domande ad Alessandro. Sì, eccomi qua, buonasera a tutti ancora, persone che si stanno collegando. Il webinar di questa sera ha come oggetto le strategie di trading contrarian, cioè capire quando il mercato ha esaurito o sta per esaurire la forza del proprio trend, qualunque esso sia, di lungo periodo, di medio periodo, di breve periodo, indipendentemente dal time frame che si vuole utilizzare, e il mercato va o comincia ad andare nella direzione opposta. Allora è solo un ritracciamento la domanda che ci si pone, quindi scende per un po', oppure inverte per un po' di tempo per poi continuare nella sua direzione originaria, oppure è un'inversione vera e propria che vedrà il mercato riassorbire tutto o rimangiarsi, tra virgolette, tutto
buona parte del trend precedente con i famosi ritracciamenti di Fibonacci e così via, che sono già stati trattati, mi sembra, in webinar passati, dove per ritracciamenti di Fibonacci fanno già parte, vista la loro consistenza, del 50%, del 61,8%, sono numeri di Fibonacci che abbiamo visto anche nel webinar scorso, parlando delle onde di Elliott, quindi in un contesto diverso, ma i numeri sono sempre quelli. E beh, quando si ritraccia del 61,8, io la considero un'inversione, ovviamente non lo considero un ritracciamento, quindi qui diventa una questione più terminologica che altro. Io darò un taglio piuttosto pratico, concreto a questo webinar, facendo vedere in pratica quello che io vedo tutti i giorni sui grafici di borsa, e quello che io uso e quello che io considero importante e come mi muovo io, fondamentalmente. E quindi verranno illustrati alcuni strumenti per capire soprattutto come operare nelle fasi di incertezza nei mercati finanziari, e per fare questo verranno illustrate alcune pattern grafiche che sono indicatori di inversione o ritracciamenti, alcuni di inversione, alcuni di ritracciamento, alcuni livelli di prezzo, alcuni oscillatori o indicatori, i volumi e altre cose, appunto, che possono dare tutta una serie di cose che bisogna conoscere, fanno parte del bagaglio di ogni trader, e che quando si vedono e si manifestano su un grafico di borsa devono fare scattare l'allarme, in un certo senso, o per mettere, insomma, è come una campanella che suona e dice: allora qui, secondo me, dovrebbe esserci sulla base di questo un ritracciamento e basta, oppure secondo me qui c'è il rischio di una vera e propria inversione, che poi non è un rischio, è un'opportunità, semmai, ma l'importante è sapere dove andare a parare, perché lo scopo nostro è cercare di prevedere, ovviamente, dove andrà il mercato. Tutto questo purificato dal fatto, e qui entro in gioco, non l'ho scritto nella slide perché è una cosa che si fa prima capire che a spiegare, ma è tutto purificato dal fatto che c'è una componente psicologica, cioè se uno non ha preso un bel trend ascendente, perché non è entrato su quel trend, perché lo ha visto tardi, perché non ha creduto al segnale e così via, beh, a quel punto non è che deve entrare in gioco il fatto: devo a tutti i costi cercare di guadagnare quello che non ho guadagnato prima. Se quello che non hai guadagnato prima non l'hai guadagnato, amen, si dice amen, punto. Perso, è andato, non devo più recuperare niente, non devo mettermi più nella logica di dover recuperare o nel correre a tutti i costi dietro a qualcosa che ormai è perso. Se è perso, è perso. Guardiamo quello che succede da qui in avanti. Tanto quanto i trend ce ne sono sempre. La cosa più semplice, la cosa più banale, ma che spesso vedo fare nei vari convegni che io tengo in giro per l'Italia, o altri webinar e così via, nei miei corsi, nei live trading che tengo ogni mercoledì mattina, vedo che le persone hanno dimenticato completamente le trend line dinamiche, che sono queste qui in azzurro. Non le considero più valide, considero valide solo le resistenze e i supporti statici, cioè quelle linee orizzontali che identificano massimi, minimi, crescenti, che sono, sì, è vero, decisamente più forti e forse più importanti, ma hanno dimenticato invece quello che sta scritto nella base, nelle prime pagine di tutti i libri di analisi tecnica, cioè le trend line dinamiche, cioè queste che si tracciano, crescenti e decrescenti, ovviamente per quanto riguarda quelle decrescenti, congiungono dei massimi decrescenti. Quelle crescenti invece congiungono dei minimi crescenti, e questi ci sono sul mercato. Se le andiamo a tracciare, ci sono. Poi sulla perfezione con cui vengono tracciate, ognuno ci può mettere del proprio, non è necessario essere lì con il righello, neanche con la carta millimetrata. Però a grandi linee, come vedete, ho preso un grafico del FIB a 5 minuti, ho tracciato queste grandi linee azzurre, e a grandi linee, scusate il gioco di parole, però rendono bene l'idea. Il mercato, quando incrocia queste linee, dà un'indicazione precisa di un trend. Poi c'è il caso, come questo che sto evidenziando col mouse, dove effettivamente la rottura rialzista di questa trend line avviene forse un pochettino tardi, forse a trend è già avviato, ma comunque il trend è continuato, c'è stato.
quindi magari talvolta ti danno un segnale un po' troppo tardi, però c'è. Altre volte, come nel caso successivo, la trend line è pur rotta con un relativo pullback anche un po' sporco, tutto sommato invece avviene già all'inizio di un trend, come anche nel caso successivo, in fondo alla slide, in fondo al grafico, anche qui c'è una bella rottura con un bel pullback. Quindi lo scopo di questa slide è semplicemente non dimenticatevi che le trend line dinamiche, quindi quelle oblique che ci sono sui grafici, non dimenticate, ci sono e sono comunque valide. Questo è il primo bagaglio a disposizione di un trader. Quello che ci poniamo noi, io do sempre un taglio abbastanza pratico, che io mi trovo sui grafici, è questo, cioè ho un trend ascendente a metà mattinata, alle 14, anzi siamo a metà seduta, posso tracciare una trend line? Sì. E adesso cosa succede? I prezzi mi hanno probabilmente traccio una trend line dai minimi di inizio seduta, poi verso le 10 si è toccato, si è avvicinato ancora a questa trend line e successivamente arriviamo a dei prezzi con queste ultime 3-4 candeline rosse che vanno a creare un altro minimo relativo. Qui posso tracciare una trend line. La traccio. Cosa succede? Il mercato sale o scende. Penso che questo sia esemplificativo già di tutto il webinar che dobbiamo tenere oggi, perché questo è quello che avviene quotidianamente tutti i giorni. Ci troviamo di fronte sulla sinistra, scusate, sulla destra del nostro grafico, ci troviamo lo spazio bianco. Non sappiamo cosa succede. Può salire e può scendere. Non ci sono alternative. E saperlo il problema. Punto interrogativo rosso, sale o scende? Beh, qui ci sono delle ipotesi che possiamo fare e basta in modo, diciamo, relativamente scientifico pensarlo. Innanzitutto dobbiamo sapere chi siamo noi, dove siamo, se abbiamo già una posizione aperta oppure no. Ecco il discorso di prima, se siamo entrati già, se abbiamo già cavalcato parte del trend o non l'abbiamo cavalcato. Se non l'abbiamo, se l'abbiamo cavalcato, nel senso che siamo già in guadagno e quindi siamo in trend, siamo ovviamente in long, siamo in un trend rialzista. In una situazione come quella prima, che qui riporto in piccolo, o manteniamo la posizione sperando che queste 3-4 candeline, 5 minuti siano solo ritracciamento, o riteniamo che la nostra trend line che possiamo tracciare possa costituire un piccolo minimo, per cui un supporto, e lì possiamo addirittura con un po' di coraggio e anche un po' di rischio incrementare la posizione, oppure per prudenza o per paura noi chiudiamo tutto e portiamo a casa il guadagno fatto, o se no addirittura noi scommettiamo sul fatto che questa trend line venga rotta, violata al ribasso e addirittura apriamo una posizione short. Queste sono le quattro possibilità se abbiamo già una posizione aperta. Se invece la posizione non è ancora aperta, quindi non abbiamo cavalcato quel trend, o decidiamo che quella, abbiamo solo due possibilità, o decidiamo che quella trend line è un supporto e ci affidiamo all'assunto fondamentale detto prima dall'analisi tecnica, secondo il quale finché un mercato è in trend, noi manteniamo quel trend e quindi continuiamo e apriamo una posizione long un'altra volta, pensando che la trend line sia un supporto, oppure la apriamo in una posizione inversa perché pensiamo che la possa violare, non ci crediamo, ovviamente avremo, questa è solo un'analisi grafica, ovviamente ci saranno anche indicatori, oscillatori e altre cose, ma non sempre oscillatori e indicatori, adesso non è che dobbiamo dire, ma se ci fosse un indicatore, un oscillatore, magari avrei qualche informazione in più, magari sì, potrei avere qualche informazione in più, ma magari no. Molto spesso tanti oscillatori, soprattutto quelli vecchi, io lo dico sempre, a volte subisco anche delle critiche per questo, ma me ne frego. Gli oscillatori vecchi, quelle come l'MACD, il ROC, lo stocastico, l'RSI, che trovate gratuitamente su tutte le piattaforme di trading da decenni, ormai funzionano sempre meno, funzionano sempre poco e anche quando danno chiare evidenze di ipercomprato, ipervenduto, in realtà poi è un ipercomprato, un ipervenduto che è sempre molto molto spesso fallace, insomma, chi fa trading system e quindi ha una verifica statistica di questi indicatori oscillatori si rende conto che effettivamente funzionano abbastanza poco. Quindi questo è il caso
La continuazione del caso di prima è questo, per fortuna, cioè effettivamente questa trend line ha tenuto, si dice in gergo, quindi effettivamente sarebbe convenuto mantenere la posizione oppure addirittura incrementarla, oppure per chi non aveva la posizione aprirla. Caso contrario, invece, questo è un altro esempio, ovviamente uno traccia una trend line, viene rotta, in questo caso conviene decisamente chiudere la posizione che si ha precedentemente e si apre l'operazione inversa, in questo caso quindi short. Quindi il primo caso è focalizzando l'attenzione su queste tre o quattro candeline rosse di ritracciamento viste in precedenza, sono effettivamente un ritracciamento. In altro caso, candeline rosse, in questo caso sempre di un trend rialzista, candeline rosse invece sono e danno origine ad una vera e propria inversione di tendenza. Ora vediamo altri strumenti necessari per vedere e stabilire se è ritracciamento o inversione. Qui sono elencati, li vedremo poi uno dopo l'altro. Gli angoli, le candlestick ci vengono molto in aiuto. Ci viene in aiuto anche una configurazione 1, 2, 3 high and low di Joe Ross, di un famoso trader americano. Poi l'indicatore MACD però filtrato, ovviamente io ho studiato per tanti anni l'MACD, però ho cercato di modificarlo al fine di renderlo un pochettino più utile ai fini dell'operatività pratica. Poi le divergenze, perché anche le divergenze con indicatori oscillatori sono molto utili, poi il volume profile. Poi vedremo ancora alla fine altre due cose particolari che sono la volatilità, e se avremo tempo, sia la volatilità che anche come certi strumenti finanziari hanno una personalità. Ci sono strumenti finanziari come il DAX, che è sempre e costantemente il breakout, ci sono strumenti finanziari come invece il FIBE, che ha più una personalità di mean reversion, contraria nel vero senso del termine, nel senso che gira spesso attorno ad una propria media, o comunque sicuramente meno del DAX. Strumento molto semplice è quello degli angoli. Quando c'è un trend conclamato a rialzo, come in questo caso, poi quando vi è una immediata inversione del prezzo, e quindi con un certo numero di candele che corrisponde come dimensione, come ampiezza, esattamente a quella che ha determinato l'ultima parte del trend rialzista, come in questo caso, quindi quando vi sono 3-4 candele verdi molto lunghe a rialzo, a cui seguono altre 3-4 candele altrettanto lunghe a ribasso, tale da creare, se si tracciassero delle, ci si potesse immaginare un'angolazione di queste, della direzione di queste candele, un angolo acuto o molto acuto. Quando l'angolo è molto acuto, qui c'è quasi sempre un'inversione di tendenza, infatti lo si vede perché poi inverte, fa un pullback e poi continua a scendere. Diverso invece è il caso del ritracciamento. Quando abbiamo una serie di candele, in questo caso sempre rialziste, verdi piuttosto lunghe, e poi una serie di candeline rosse molto più corte che non mangiano, non riassorbono, non coprono le precedenti candela verde, ma si tengono verso la metà o anche meno della metà. L'angolo che formano è molto spesso un angolo retto, addirittura a volte un angolo ottuso. Ecco perché parlo di angoli, perché misurandoli in questo modo si riesce a capire. In questo caso, se non, visto che non c'è l'angolo acuto, neanche molto acuto, ma è quasi un angolo retto o addirittura un angolo ottuso, in questo caso è un ritracciamento. Quindi quando io mi trovo alla terza, quarta candelina rossa, ecco, io non devo avere paura più di un tanto, nel senso che dico, vabbè, secondo me è un ritracciamento, o perlomeno secondo quello che mi è stato detto nel webinar, è più probabile che sia un ritracciamento piuttosto che un'inversione. Quindi questo serve per capire dove si è e dove si può andare a parare. Insomma, qui le probabilità di inversione sono veramente, veramente basse. Un altro esempio è questo, sempre un trend rialzista. Poi alla fine abbiamo una serie di candele verdi e poi due belle candele rosse, addirittura tre, che mangiano completamente le ultime candele verdi del trend ascendente.
Ma non è lì l'inversione, l'inversione è quella, il segnale di inversione, nel senso che queste hanno semplicemente mangiato, le tre candele rosse hanno mangiato le altre candele, le due candele verdi e questa qui rossa in mezzo. Avendole mangiate nel giro di 6 candele, praticamente si è annullato il tutto. Qui abbiamo un angolo acuto, se lo disegnassimo, ma non è che dobbiamo stare a disegnarlo, ormai l'ho disegnato prima per segnalarvelo, adesso lo possiamo vedere ad occhio. Ecco, una volta che abbiamo una situazione di questo genere, che è cerchiata in azzurro, lì sappiamo che c'è un'inversione. Alla fine della terza candela possiamo dire: no, guardate che qui il mercato probabilmente inverte, perché la punta del trend ascendente è stato completamente mangiato. Effettivamente poi il mercato ha continuato a scendere. Molto più spesso vediamo invece nei casi di retracciamento sempre quegli angoli retti o addirittura contusi, insomma, in cui c'è un certo trend, 4-5 candele verdi e poi il mercato che ritraccia leggermente in laterale e poi risale e poi ritraccia leggermente in laterale. Questi ovviamente sono ritracciamenti, perché l'angolazione di queste candele è decisamente più ampia rispetto a quelle precedenti. Quindi qui effettivamente il mercato non ha voglia di scendere, insomma, è molto semplice. Se sale molto e poi dopo alla fine rimane lì scendendo pochissimo, è un mercato che non ha voglia di scendere, cioè il ragionamento è questo. E tant'è che poi riparte, e riparte molto velocemente, e poi ancora rimane sempre lì scendendo pochino, ma non ha voglia di scendere, è chiaro che poi riparte. Quindi ecco, in questo caso sono tutti ritracciati. Quindi anche in questo caso è un altro ritracciamento. Dopo una candela verde, anche un'unica candela verde. Quindi questi sono assolutamente. Io lavoro molto sul grafico a 5 minuti, adesso non ricordo quando ho fatto le slide né esattamente con che modalità, però sì, 5 minuti si è scritto qui in alto. Io lavoro molto sul grafico a 5 minuti, quindi molte delle slide le ho prese sul grafico a 5 minuti. Quindi anche su 5 minuti, anche dopo un'unica candela verde lunga a 5 minuti, poi passerà anche un quarto d'ora, perché dobbiamo avere tre candeline di questo tipo, ma queste tre candeline qui messe in questo modo sono una specie di angolo retto o angolo ottuso. È un mercato che non ha voglia di scendere. Qui non c'è inversione. Qualcuno alla candelina rossa si può spaventare, qualcuno alla candelina rossa si può spaventare, qualcuno alla candelina verde, che rimane un po' così, dice: ma qui è già un quarto d'ora che non risale, cosa faccio, cosa non faccio? Io dico: stai tranquillo, che messo in questo modo non c'è nessuna inversione, c'è il ritracciamento. Poi è chiaro che ognuno può sempre mettere lo stop loss dove ritiene più opportuno, secondo di dove è entrato, ma una configurazione fatta così è un ritracciamento, non ci sono altre interpretazioni possibili. Poi testa spalle rovesciato, o testa spalle in generale, adesso questo è un testa spalle rialzista, vabbè, lo conoscete, questo l'ho messo perché fa parte della casistica più comune, è un classico inversione di tendenza, quando c'è il mercato inverte. Dico solo, lo dico come nota del tutto personale, che comunque testa spalle sono piuttosto rari e quelle poche volte che si verificano in realtà falliscono. In realtà, su questo ho preso una slide dove forse si verifica realmente, ma davvero sono piuttosto rare, nel senso che si fa una spalla, si fa una testa, si fa un'altra spalla alla rottura rialzista, in questo caso della neckline. E voi sapete che l'obiettivo dovrebbe essere tra il collo e la testa riportati in alto, ma difficilmente ci arriva, solitamente arriva a metà strada e poi torna indietro. Quindi questo è una slide che ho messo per dire che il testa spalle sì, viene spesso considerato una figura di inversione, ma è anche altrettanto vero che è rara. Ho trovato molte persone nel corso degli anni che invedono dei testa spalle dove non ci sono, perché è una figura, ripeto, che uno studia e gli piace, è anche facile da capire, eccetera, eccetera, però effettivamente non ha molto. Non ha molta utilità pratica, si verifica raramente con tutti i crismi che devi avere, perché
i crismi, diciamo in questa slide, gli ha tutti i crismi, ma è solo in questa slide, vi garantisco, non è neanche fatta apposta, cioè la seconda spalla dovrebbe essere più alta della, o più bassa, in questo caso più bassa della prima e con volumi più bassi, insomma ci sono tutta una serie di regoline che sono esattamente le regoline di questa slide, però vi garantisco che nella vita normale, del trader normale, questa spalla ce ne sono pochi e quei pochi non raggiungono mai l'obiettivo, mai il target. Solitamente rompono la neckline, vanno su un po' e poi invertono da tutt'altra parte. Quindi purtroppo sono costretto, sulla base della mia esperienza, a sfatare questo mito. Poi sicuramente inversione c'è sicuro sulle candele engulfing. Sull'engulfing, che tutti voi conoscete, cioè quando il corpo di una candela, in questo caso la prima, la candela bianca, mangia il corpo della candela nera o viceversa, queste sono sicuramente figure di inversione. Qui non ci piove, è anche stato statisticamente provato. Direi che nell'analisi candlestick, nell'analisi candele, è l'unica pattern che funziona davvero, l'unica. Le altre hanno delle percentuali di successo che oscillano tra il 40 e il 50. Questa è l'unica davvero che riesce ad avere una percentuale di successo superiore al 50%, 52, 53, 54, che sono a seconda dei mercati, a seconda delle cose, eccetera. Ma comunque più del 50% è tutto oro che cola per gli statistici. Quindi questo è grasso che cola, si dice, tutto oro, tutto grasso che cola, tutto oro. E quindi l'engulfing, vi garantisco che quando c'è, quando lo vedete, è sicuramente inversione. Questo è un esempio, ma è una pattern che sicuramente conoscete, non sto neanche a dilungarmi più di un tanto, ma sono alcuni esempi. Un'altra pattern abbastanza efficace, non come l'engulfing, ma quasi, sono queste due che sono simmetriche e speculari, l'hammer, martello, in inglese martello, l'altra shooting star. E quando si verificano alla fine di un trend, l'hammer quando si verifica alla fine di un trend ribassista è indicativo del, si verifica perché si vede che è l'ultima spinta ribassista e poi alla fine dell'ultima spinta ribassista, quando proprio si tocca il minimo, allora lì intervengono i compratori e le maniforti compratrici. Allora in quel caso si inverte un po' tutto, addirittura si inverte con una seduta che chiude in positivo dopo essere stata per buona parte della giornata negativa. In questo caso vuol dire che gli ultimi che hanno vinto questa battaglia fra compratori e venditori sono i compratori e quindi probabilmente da quel momento in poi sono loro che hanno in mano il gioco e quindi dal giorno successivo sono loro che dovrebbero continuare a comprare e quindi il mercato salire. Discorso analogo speculare è lo shooting star. Cioè il mercato che sale fino a generare un massimo, a quel punto intervengono i venditori, decidono di comprare, chiudono la seduta negativa e poi da quel momento invertono. Anche queste, quando vedete questi hammer o questi shooting star che ci sono abbastanza frequentemente sul mercato, anche queste sono pattern di inversione. Ricordatevi che questi pattern di inversione ci sono pattern di inversione solo dopo un trend. Se il mercato è laterale e vedete un hammer o uno shooting star, non valgono niente, non valgono niente, valgono solo dopo, se venite da 15 barre in discesa e vedete un hammer, allora si può pensare che da quel momento in poi il mercato salga. Se il mercato sale da 15 barre e poi vedete uno shooting star, allora pensate che il mercato scenda. Ma durante una fase laterale o di congestione potete vedere tutti gli hammer, shooting star che volete, non valgono niente, non sono pattern di inversione, anche perché in una fase laterale non vedo che cosa ci sia da invertire. Un'altra cosa sulle candele, anche questa mi è spesso capitata di sentire degli sfondoni notevoli. Le three white soldier, three black crows, vuol dire i tre soldati bianchi, i tre corvi neri. Sono tre candele bianche, una in successione all'altra, che non si sovrappongono. Chiude una, apre l'altra, chiude una, apre l'altra ancora. O quelle rosse, quelle nere invece, chiude una, apre l'altra, chiude una, apre l'altra. Quindi non si sovrappongono, sono una in successione all'altra. Molto spesso sento in dire qualcuno che dopo 3 giornate consecutive in una certa direzione così forte il mercato inverte. Non è vero,
Non è assolutamente vero. Idem al contrario. Questa pattern, secondo l'analisi classica, l'analisi candlestick classica, è una figura di continuazione, non di inversione, di continuazione. Perché nell'interpretazione che deriva dal 1700, da tutti i libri del Nissan americano, cioè, scusi, sì, Nissan americano, giapponese del 700, quando facevano il mercato del riso e dei future sul riso, eccetera, eccetera, quindi è una storia antichissima, che adesso non sto a ripetere, ma molto interessante. Questa è una figura di continuazione, perché queste tre candele, bianche o nere, in realtà devono essere considerate come. Ho fatto l'esempio una candela unica, un grandissimo candelone bianco o un grandissimo candelone nero. E quindi si ritorna da capo, è come se fosse una grande engulfing. Quindi ecco il perché. Quindi a differenza di molti che dicono dopo tre candele così il mercato scende, dopo tre candele nere il mercato sale perché inverte, no, lo state interpretando in modo errato, esattamente in modo contrario. Le tre candele bianche a rialzo devono essere considerate un candelone bianco a rialzo. Le tre candele nere a ribasso devono essere considerate un candelone a ribasso. Quindi è un mercato ribassista. Quando infatti, soprattutto sui grafici intraday, quando avete tre candele come quelle che ho segnato lì adesso, quella è una grossa, immaginatela non come tre candele rosse. Che vi possono far pensare, a parte il fatto che prima abbiamo detto che quello è un angolo acuto e quindi uno può pensare che è un'inversione semplicemente per quello che ho detto prima, cioè angolo acuto, ma qualcuno potrebbe sempre pensare, uno che non conosce gli angoli, come gli ho spiegato io prima, potrebbe dire ma adesso ha ritracciato un po', magari adesso risale, ne ha fatte tre rosse, ne farà una verde. Sì, forse farà una verde, forse non fa, ma il mercato comunque è invertito. Voi quelle tre candele rosse che adesso vedete, dovete considerarla un'unica grande candelona rossa. Se la considerate un'unica grande candelona rossa, come vi ho appena detto, vedete che è un engulfing, è un engulfing spalmato su quattro candele, ma è sempre un engulfing ribassista. Quindi da lì il mercato scende proprio perché, lo ripeto ancora una volta, l'engulfing rimane la pattern candlestick in assoluto più vincente che ci sia. E poi abbiamo la candele Morningstar o Evening Star, sono caratterizzate nel primo caso da un mercato che scende, quindi una prima candela che è coerente, negativa con la tendenza del mercato, una candelina nulla, quasi un doji, a volte c'è anche un gap. Che dice poco, è una candela importante invece nella direzione contraria. Quando si crea una configurazione di questo genere, è un mercato tutto sommato che si assesta, vuol dire che questa candelina in mezzo, questa croce, questa specie di doji, che poi a volte non è un doji ma ci assomiglia, in realtà significa che il mercato ha fermato la propria tendenza, si è assestata, si è fermato, si è esaurito. E da lì può solo cominciare il rialzo, in questo caso il rialzo o comunque l'inversione di tendenza. Quindi questa è una pattern di inversione di tendenza, trend ribassista, una candela forte che è l'ultimo strappo all'ingiù, specie di doji con anche un gap che dice che il mercato si è assestato, candela bianca successiva che ti dice il mercato ha voglia di invertire ed è lì, una volta che si verifica questa pattern, vuol dire che il mercato sta invertendo. È una famosa candela, diciamo, pattern di analisi a candela, Morningstar. Quella Evening Star è esattamente il contrario, simmetrica, mercato rialzo, specie di piccolo doji che dice che il trend rialzista si è esaurito, candela nera che dice ha voglia di riscendere e una volta che ci sono queste tre candele, perché appunto la pattern è composta da tre candele, significa che qui c'è classica inversione di tendenza. Questo ne è un esempio. Poi è chiaro che un conto è il modello disegnato con le candeline perfette che vi fanno capire. Poi sul mercato, quando andiamo a prendere un grafico, il tutto
è un pochettino più sporco, ma se si capisce la logica che ci sta alla base del meccanismo, è facile comunque prevedere lo stesso l'andamento del mercato e interpretare correttamente quello che avviene. Poi abbiamo, passando in rassegna, tutto ciò che può permetterci di capire l'inversione del trend, è una classica, anche questa famosissima, ma spesso non comunemente utilizzata, non da tutti, la pattern chiamata 1-2-3 high and low di Joe Ross. Joe Ross è un famosissimo trader americano, proprio un americanone grosso, alto, l'ho conosciuto, ogni tanto veniva qui in Italia a Ravenna a tenere dei corsi, proprio un barbone, sembra un mormone, è molto simpatico, scrive moltissimi libri e adesso magari negli ultimi anni un po' meno, ma comunque è un mostro sacro, insomma, è stato per tanti anni un mostro sacro del trading americano e della formazione. Ha creato questo pattern, non solo questo, ha creato anche l'uncino e anche altri. È una figura che è più facile a spiegarla che è molto semplice, tra l'altro, mi fa essere più facile a vederla che a spiegarla. Se veniamo da un trend ascendente, si individua un primo minimo, massimo, che viene indicato col punto 1, poi c'è una specie di ritracciamento e si crea un minimo relativo sul punto 2, e poi risale ancora e si crea un massimo relativo identificato sul punto 3, che è più basso del punto 1. Quindi questo è molto, molto semplice. Di fianco c'è anche l'esemplificazione con le candele, perché ovviamente i grafici poi non sono lineari, anche nei grafici si possono anche usare i grafici lineari, perché in realtà si vedono ancora meglio, però nei grafici a barre, diciamo, si vedono nel modo indicato nella parte destra, che comunque si vede chiaramente dove c'è un massimo sul punto 1, un minimo relativo sul punto 2 e un altro massimo relativo sul punto 3 inferiore al punto 1, molto semplice. Quella al contrario, invece 1, 2, 3, low, questo qui cerca il minimo. Ovviamente dobbiamo venire da un trend discendente. Ricordate sempre che tutto ciò che stiamo dicendo è perché veniamo da un trend. Se siamo in fase laterale, non andiamo da nessuna parte. Se siamo in fase laterale, ciò che comincia a far andare il trend da una parte o dall'altra sono le maniforti. Non siamo noi, non sono io, non siete voi. Sono le maniforti che decidono di comprare e di vendere e poi noi possiamo andare a ruota se siamo in fase laterale. Non tocchiamo palla se siamo in fase laterale noi, come quello del FIBA oggi, il mercato italiano oggi negli ultimi 2 mesi. Noi tre piccoli trader non tocchiamo palla sulla direzionalità. Possiamo fare scalping che vogliamo e portiamo a casa anche qualche centinaio di euro al giorno, ma sulla direzionalità del mercato non sappiamo dove andrà. Quando qualcuno deciderà se comprare e far salirlo sopra il 22.105 o farlo scendere sotto il 21.500, 490, allora sì, ma noi non saremo in grado, né io né voi. Quindi tutto quello che sto dicendo fino adesso e chi dirò dopo vale solo esclusivamente se veniamo da un trend, se c'è già stato un trend. Stiamo sempre, ripeto, la premessa fatta inizialmente: se c'è un trend, se abbiamo già fatto un trend, se questo trend si sta esaurendo, se abbiamo il timore che si esaurisca, se pensiamo che si esaurisca, cosa fare? Ritraccia o inverte? Ma siamo già alla fine di un trend. Quindi anche in questo caso, l'1-2-3 invece è la versione low, cerchiamo il minimo, veniamo da un trend discendente, cerchiamo un minimo sul punto 1, un massimo sul punto 2 e un minimo sul punto 3. È superiore, quindi in questo caso, se prima avevamo due massimi 1 e 3 decrescenti, qui specularmente abbiamo due minimi, l'1 e il 3, che sono crescenti. La strategia e l'individuazione del pattern è tutta qua. A sinistra abbiamo l'1-2-3 high, cioè alla rottura di livello 2, cioè del minimo 2, si entra short posizionando lo stop loss sul punto 3. Nel caso invece dell'1-2-3 low è identico, visto che abbiamo dei minimi crescenti, cerchiamo la rottura del punto 2, aspettiamo la rottura del punto 2,
entriamo long e posizioniamo lo stop loss sul punto 3. Qui abbiamo anche il posizionamento, un preciso livello di ingresso e un preciso livello di stop loss. Poi sui target, lo stop loss è rigido sul punto 3, mentre per quanto riguarda i target, ognuno può scegliersi ovviamente i propri sulla base delle proprie strategie. Possono essere pivot, altri massimi, indicatori, oscillatori, così via, medie mobili, così via. Questo è un esempio di 1, 2, 3 high. Anche qui vedete, un conto è farvi vedere il modello pratico, il modello teorico che serve per far capire, un conto è in pratica quello che vediamo sul mercato. Alla fine, sul mercato dobbiamo cercare massimi o minimi crescenti o decrescenti, numerarli, dargli questo numero teorico in mente 1, 2, 3 e poi aspettare che il punto 2, perché in entrambi i casi è sempre il punto 2 quello che viene rotto, mettendo lo stop loss sul punto 3. Quindi qui abbiamo un massimo sul punto 1, un minimo relativo sul punto 2, un altro massimo sul punto 3, aspettiamo la rottura, l'eventuale rottura, mica detto che ci sia, se non c'è la rottura del punto 2. E niente, ricominciamo da capo il conteggio, riattribuiamo un'altra volta il punto 1, riattribuiamo un'altra volta il punto 2, cerchiamo un'altra volta il punto 3, così via. Se non si rompe il punto 2 ancora, ricominciamo il conteggio. Si ricomincia il conteggio fino a quando non troviamo un 1, un 2 o 3, e fino a quando, e non facciamo nessun tipo di trading, nessun tipo di trade fino a quando non viene rotto il punto 2, che in questo caso è una chiara inversione di tendenza, chiara, bella, precisa, pulita. Ovviamente sul mercato poi le dinamiche dei prezzi non sono mai così puliti come nei grafici lineari, nei disegni lineari, ma bisogna saperli individuare, non sempre sono così dritti, ne sono così precisi. Anche qui comunque abbiamo un trend discendente, chiaro, bello, pulito, evidente, quello è un minimo, il punto 1. Beh, a questo punto, dopo un po', dopo qualche candela verde, possiamo dire che è un punto 1. Poi fa il punto 2, ritraccia un pochettino, questo è un ritracciamento, fa un punto 3, poi tende a risalire. È chiaro che a questo punto, alla rottura del punto 2, entro in posizione long con stop loss sul punto 3. Questo è un altro esempio ancora. L'unica cosa sull'1, 2, 3 di Joe Ross, l'unica cosa da dire è quella, è molto efficace, si verifica molto spesso. L'unica cosa è che il conteggio 1, 2, 3 io ve li ho fatti vedere, ci sono, punto. È chiaro che nella quotidianità trovate l'1, 2, 3 e poi il 2 non viene rotto e quindi dovete ritrovare un altro punto 1, 2, 3, quindi dovete corrergli dietro fino a rinumerarlo fino a quando non si trova qualcosa. Quindi di questi 1, 2, 3, durante nel corso di una giornata ce ne possono essere diversi e forse di operazioni ne fate forse solo due o forse tre, per quanto potete cercare di numerare, diciamo, del pattern di questo genere, potete numerarlo anche 10 volte o 15 volte, ma poi di operazioni ne fate solo due, e comunque potrebbero essere sufficienti se si tratta di una vera inversione di tendenza. La cosa da non fare assolutamente su questa pattern è quella di anticipare la rottura del punto 2. È la cosa più semplice del mondo, anticiparla. No, anticipare la rottura del punto 2 è la cosa più facile del mondo. L'ho fatto un sacco di volte, l'ho presa sempre in quel posto un sacco di volte. Non c'è verso. Vedi un punto 1 perché il mercato è sceso tantissimo, vedi il punto 2, vedi il punto 3, dici stavolta recupero, una volta recupero, poi in realtà scende ancora e poi riscende ancora e poi riscende ancora, perché questo è un punto 1, questo è un punto 2, questo è un punto 1, questo è un punto 2, poi è un punto 3, poi come vedete anticipare la rottura del punto 3, del punto 2 è sempre rischioso, il mercato può in realtà continuare a scendere o continuare a salire. Quindi quando dicevo prima aspettate il punto 2, non lo dicevo a caso, lo dicevo perché in realtà il mercato può anche non accadere, e in questo caso anticipare, che sembra la cosa più facile da fare e anche la più evidente, in realtà porta a operazioni in perdita. Poi, altra cosa da
da dire, poi sì, alcune cose. Beh, questo è l'indicatore MCD. Ho studiato tanto tempo l'indicatore MCD. Ho cercato di studiarlo in tanti modi perché effettivamente è molto vecchio e funziona sempre poco. Ho cercato di filtrarlo. Cosa vuol dire filtrare? Cioè, non è che tutti gli incroci dell'MCD col suo signal sono validi, ma ho cercato di considerare, di trasformare l'MCD in un indicatore che potesse essere valido nel mantenere la validità della sua specificità, cioè delle medie mobili, perché è basato sulle medie mobili, però che diventasse un oscillatore, cioè mi dicesse quando effettivamente il mercato è sceso molto o invece è salito molto, quindi mi potesse dare delle zone di ipercomprato o ipervenduto. E fondamentalmente questo è il punto. E faccio prima a spiegarlo che a illustrarvi tutte le slide. Cioè, per me gli incroci dell'MACD, in questo caso l'incrocio rialzista dell'MACD col suo signal, non tutti sono validi, ma sono validi solo quelli inferiori ad un certo livello. Ovviamente ogni livello vale da strumento finanziario. Io vi dico che sul FTSE MIB, cioè sul nostro indice italiano, questo livello è meno 30, cioè se lì c'è, il mercato si trova dopo una fase discendente e l'incrocio del signal con l'MCD avviene ad un livello inferiore al meno 30, quindi molto in basso, quindi in una zona che possiamo definire ipervenduto, allora in questo caso all'incrocio io compro e lì compro, vado long perché per me lì c'è un'inversione di tendenza. Al contrario, invece, quando il mercato dopo un trend ascendente e l'MACD incrocia il proprio signal ad un valore superiore a 30, prima era meno 30 per andare long, adesso invece per andare short bisogna essere più 30, maggiore di più 30, qui era circa 52, come vedete. Esatto, prima era a meno 45. Prima era meno 45 per andare long e invece per andare short sopra 30, qui è 52, quindi va bene. E solo in questo caso vado short, all'incrocio vado short e qui c'è un'inversione di tendenza. Per quanto riguarda il FTSE MIB, quindi l'indice italiano, questo valore è 30, 30 o meno 30 a seconda dei casi. Per quanto riguarda il DAX, invece, avevo calcolato che era 10 il valore, quindi è per long solo sotto il lavoro, se l'incrocio avviene sotto il valore meno 10, lo short invece solo se l'incrocio ribassista avviene sopra il valore più 10. Però poi ogni strumento finanziario ovviamente ha il proprio valore. Ma questo è un modo che io utilizzo molto personale, questo lo ammetto, non l'ho trovato da nessuna parte, l'ho trovato solo qui. E da me proprio perché io lo uso, l'ho creato io, l'ho inventata io questa cosa e francamente mi trovo piuttosto bene perché non volevo rinunciare all'MCD che comunque è molto valido perché comunque diciamo, è basato sulle medie mobili, le medie mobili per quanto sia uno strumento un po' grezzo, un po' banale, raramente sbagliano, però non neanche tutte le medie mobili, insomma, non tutti gli incroci, insomma, volevo un filtro, qualcosa che mi dicesse no, solo certi incroci sono validi, altri non lo sono. E ho trovato questo modo per trasformare l'MCD in un oscillatore che mi desse anche un ipercomprato e un ipervenduto. Questa è la filosofia che sta alla base. Poi, continuando nella rassegna di ciò che può dirmi. Se c'è un'inversione di tendenza o un ritracciamento, in questo caso un'inversione ancora, sono le divergenze. Qui immaginate di avere sopra il grafico dei prezzi e sotto il grafico di un qualunque oscillatore, di un qualunque. Qui vale veramente qualunque tipo di oscillatore. Se i minimi dei prezzi si congiungono e scendono, mentre invece i minimi dell'oscillatore salgono, c'è una divergenza perché i prezzi stanno scendendo e l'oscillatore invece sta salendo. Qui si tratta proprio di fare analisi tecnica sull'oscillatore, quindi analisi grafica sull'oscillatore. Solitamente l'oscillatore uno guarda i numeri, no? Se
meno 70, più 30, più 80, più 20, lo stocastico, l'RSI, e guarda i valori dell'oscillatore. No, no, qui si tratta di fare analisi grafica sull'oscillatore. Voi vedete queste linee continue, ondulanti, oscillanti, indicatori oscillatori. E sul grafico non dovete guardare il valore, dovete guardare, fare se è in tendenza o non in tendenza, tracciare delle trend line sull'oscillatore. Nel primo caso vedete che i prezzi scendono mentre l'oscillatore sale e c'è divergenza, perché ovviamente se uno sale e l'altro scende vuol dire che non vanno dalla stessa parte. Nel secondo caso i prezzi invece tendono a salire perché fanno dei massimi crescenti e l'oscillatore invece tende a fare dei massimi decrescenti e scendono. E anche qui c'è divergenza, in questo caso di bassista. Domanda che ci si pone sempre: chi ha ragione? Chi comanda? Cosa succede dopo? Ha ragione i prezzi o ha ragione l'oscillatore? Ha ragione l'oscillatore. Quello che dice l'oscillatore è quello che avverrà dopo i prezzi. Quindi tra oscillatore e prezzi comanda l'oscillatore, ma non l'oscillatore come numero, l'oscillatore come analisi grafica sull'oscillatore. Un esempio. L'Eurostoxx 50 con un oscillatore qualunque, potrebbe essere il ROC o altre. Vedete che qui i prezzi scendono, stanno scendendo, e qui l'oscillatore, man mano i prezzi scendono, comunque l'oscillatore sta salendo. Abbiamo detto, qui c'è divergenza, sì. Abbiamo detto che tra oscillatore e prezzi comanda l'oscillatore. L'oscillatore dice che è long perché sta salendo, e allora prima o poi i prezzi andranno su. E infatti poi i prezzi recuperano e salgono. Andiamo dopo, vediamo che i prezzi salgono, continuano a salire, mantengono il trend ascendente, man mano invece l'oscillatore perde forza e cala. C'è divergenza? Sì. Chi comanda? L'oscillatore. L'oscillatore sta perdendo forza, quindi è in calo, quindi dopo un po' ci aspetteremo che i prezzi scendano. Effettivamente i prezzi scendono, anzi direi che in questo caso i prezzi crollano. E così via di seguito. I prezzi scendono, l'oscillatore sale, cosa succede? I prezzi poi tendono a salire. Quindi in questo caso l'oscillatore, sì, si parla di divergenza e ci si riempie la bocca parlando di divergenza, perché effettivamente divergenza c'è. Gli uni vanno da una parte, l'oscillatore va da una parte, i prezzi vanno dall'altra, divergono la propria opinione. È chiaro che l'oscillatore è in questo caso un anticipatore dell'andamento dei prezzi. E come vedete, nell'oscillatore non ci interessa più di un tanto se adesso questa slide dice li considera negativi e positivi, ma non è importante tanto il valore dell'indicatore se è positivo, se è dell'oscillatore, se è negativo o positivo, quanto la fate proprio un'analisi grafica, si traccia una trend line su quelli che sono i valori su quelli che sono i massimi e i minimi dell'oscillatore. Quindi si fa analisi grafica sull'oscillatore. Questo è un esempio di un mercato che ha continuato a salire con una certa costanza e una certa forza, e l'indicatore ROC, oscillatore ROC, invece pian piano ha cominciato a scendere. Se uno guarda il ROC così e guarda i numeri, capisce poco: 2,85, 25, 2,38, siamo in alto, siamo in basso, è molto alto, molto basso, siamo in mezzo, non lo so. Può essere tutto, può essere niente. Come lo interpreto? Boh. Io ci traccio una bella trend line tra un suo massimo e altri massimi, potevo anche continuare a tracciarla, e vedo che mentre i prezzi salgono, il ROC scende. Quindi mi aspetto che i prezzi prima o poi scendano. Quindi anche questo è un'indicazione molto precisa abbastanza precisa di quello che ci aspetta successivamente, ci aspetta sul mercato. Poi, voglio profile. Il voglio profile adesso non è presente nella piattaforma MT4, ma per il semplice motivo che il Forex, essendo un mercato OTC, non ha i volumi. Però per chi utilizza il volume profile, un breve accenno a questo, perché a livello didattico è assolutamente necessario, sono i volumi che vengono scambiati per ciascun livello di prezzo, vengono indicati con questi istogrammi colorati, istogrammi diciamo orizzontali, posti sulla sinistra del grafico, di qualunque grafico.
ha delle configurazioni molto simili alle campane gaussiane, come vedete, e assumono questa configurazione. Appunto, sono i volumi per livello di prezzo, sono il volume profile, un classico indicatore. Adesso non è che è abbastanza conosciuto, poi io ho scritto anche un libro su questo argomento, si chiama il Trading con la Tick Distribution, anche piuttosto vecchio, quindi ne ho parlato ampiamente. Però anche con i volumi, il tipo di volumi, perché sono importanti? Al di là del fatto che, a parte che io li utilizzavo per questioni di breakout, fondamentalmente per i breakout, confermando i breakout, per vedere se certi supporti o resistenze potevano essere rotti o meno, l'importante del volume profile è che quando si creano queste configurazioni a campana, in modo particolare questa quarta configurazione a campana molto grande, prima si forma una campana chiamata 1, la prima campana, poi si forma una seconda, immaginatelo che si evolva nel corso della seduta di trading, poi si forma una terza campana, poi il mercato faccia una grande congestione, si forma una grande campana, la quarta campana, quando c'è un ammasso di volumi esagerati in un'area di prezzi esagerati, questa massa di volumi esagerati comanda sulle masse di comuni, masse di volumi da cui proviene fondamentalmente. Quindi se la 1 ha portato indirettamente alla quarta, la quarta campana è gigantesca rispetto alla 1, prima o poi i prezzi tornano verso la 1. Quindi i grandi volumi, in questo caso i grandi venditori, fanno intornare i prezzi. Quando quindi si formano delle campane molto grandi, in questo caso c'è questo bordo della campana che è indicativo di questo supporto, alla violazione di questo si torna assolutamente indietro. Insomma, qui il volume profile richiede un particolare approfondimento, ma come accenno faccio vedere che anche con il volume profile, anche con la strategia del volume profile e con l'indicatore del volume profile, per chi lo ha, dove lo ha, anche questo. La campana di volumi, l'ammasso di volumi più grosso solitamente respinge la direzionalità dei prezzi. Quindi, quando si arriva alla fine di un trend e ci accorgiamo che alla fine di un trend abbiamo una massa esagerata di volumi, ci aspettiamo che quel trend ritracci, anzi, direi che inverta. Qui non è neanche più un ritracciamento, ma è proprio una vera e propria, inversione. Dunque, adesso mi fermo un attimo per vedere se ci sono delle domande e poi continuerei ancora con l'ultima parte di argomenti appunto, avevo riservato per quest'ultima parte. Intanto rispondo a tutte le domande che sono arrivate, così ne ho accumulate e a metà del webinar cerchiamo di, no, un po' meno, a metà del webinar, di più di metà del webinar, cerchiamo di rispondere. Sì, il webinar sarà registrato e verrà messo a disposizione dei partecipanti. Se per guardare la forza di una tendenza, specie all'inizio, tengo conto della grandezza della candela che lo ha originato. Sì, questo sì, quando parte un trend, solitamente sì, guardo ovviamente, certo, sicuramente se deve partire un trend o vedo la partenza di un trend, ma come dicevo prima, se i miei trend partono grazie alle mani forti, le mani forti fanno semplicemente degli strappi. È chiaro che più questo strappo è forte, più sono entrati pesantemente e più mi accodo, quindi è chiaro che io guardo la grandezza della candela che lo ha originato, certamente. Poi entro con un contratto quando vedo una bella candelona verde, ad esempio, poi aspetto un ritracciamento con quelle 3-4 candeline scarse con angolo retto ottuso, e magari lì entro con un secondo contratto, considero anche quello è diventato un ritracciamento, quindi alla fine ho alzato il prezzo di carico probabilmente, ma mi trovo più certo della posizione rialzista, quindi è come se entrassi con due, accumulassi, facessi insomma una specie di strategia di ingresso piramidale. I pattern tutti che abbiamo visti prima valgono anche con time frame settimanali, assolutamente, se si riferisce, beh, tutti i pattern che abbiamo visti, sì, dalle candele
agli angoli, all'1-2-3 all'ordine rosse, sì, valgono anche per i time frame settimanali, assolutamente, assolutamente sì. Allora, mi chiedono, qui facciamo consulenze generali a gratis a tutti, mi chiedono se la pattern IDNR4, no, la pattern IDNR4 è una pattern che dice che, a parte che ci sono nel mondo mille pattern, non è che posso conoscere tutte 100, tutte mille a memoria, però l'IDNR4 è la pattern che è un inside della pattern precedente di IDNR4, è un inside del giorno precedente. Facciamo finta di che sia una pattern daily, è un inside del giorno precedente ed ha anche il range più basso degli ultimi 4 giorni, e questo vale per tutti i tipi di time frame che si vuole, quindi però vale ed è valido, efficace sul grafico daily. Sul grafico a 5 minuti non vale assolutamente nulla, questa è la mia opinione. L'MACD filtrato, così come l'ho spiegato io, è assolutamente valido anche per il Forex. Io non ricordo più cioè non è che mi ricordo più, me lo ricordo, ma non vorrei dire un'esattezza perché poi non ho più aggiornati i dati da un po', anche diciamo che io non sono aggiornatissimo su dati. Io sull'euro-dollaro, l'unico che mi ricordo con assoluta certezza è che erano 0,003 il numero, diciamo, magico, come c'era il 30 o il 10 che ho spiegato per il FIB e il DAX. Per quanto riguarda l'euro-dollaro, era 0,003. Questo era il numero magico del Forex, e quindi vale assolutamente anche sul Forex. E ripeto, per l'euro-dollaro il numero è quello. Per lo studio dei volumi esistono manuali test, sì, ho scritto il libro io, ho detto il trading con la Tick Distribution, edito da Trading Library, questo spiegava piuttosto bene tutto il volume profile. Tutto quanto detto dall'inizio del webinar vale anche per il Forex, certo che vale per il Forex, vale esattamente per tutti gli strumenti finanziari. Assolutamente sì, vale assolutamente sì con time frame a 5 minuti, assolutamente sì, esattamente quello. Assolutamente, anzi, vale ancora a maggior ragione di più con il Forex rispetto, ad esempio, a un mercato come il DAX. Quindi tutto quanto detto nel Forex vale, quanto ho detto finora vale per il Forex e vale addirittura ancora più del DAX. Per dire di alcuni indici, parlo del DAX perché è sicuramente l'indice più direzionale in assoluto, più forte, più direzionale, anche più volatile. Il Forex ha una volatilità molto più statistica, intendo, non volatilità che sale e scende, quella non è una volatilità, quella sale e scende, è una cosa diversa dalla volatilità statistica. Anzi, proprio perché sale e scende non ha volatilità. Proprio per questo motivo, la deviazione standard è bassa e quindi a maggior ragione diventa più, scusate, ogni tipo di inversione, è più facile l'inversione del ritracciamento, questo voglio dire, è più facile che ci sia l'inversione che il ritracciamento, ecco, quindi è assolutamente. Si cade molto meno nell'errore del semplice ritracciamento, del semplice trend, perché il ritracciamento, quando anche nelle grosse giornate direzionali di certi cross, certe valute, i ritracciamenti sono talmente tanto immediati, talmente tanto veloci, che durano al massimo 10 minuti, 15 minuti, che è facilissimo vederli per poi rivedere il candelone verde o il candelone rosso a seconda dei casi. Per cui quando c'è l'inversione è più facile da vedere l'inversione. Sono più facile da vedere sia l'inversione, sono più facile da vedere sia i ritracciamenti. Cioè è ancora più netto, questo è. Vale per tutti i time frame, con tutto quanto detto
vale per tutti i time frame, anche se guardi, guardate che se vale, io uso il time, sì, forse è una colpa mia, perché io lavoro con il time frame 5 minuti e quindi io uso tutto ciò che, tutti gli esempi che prendo, che raccolgo, che faccio, li porto dentro 5 minuti e faccio le slide a 5 minuti, ma se tutto ciò, vi posso garantire che un time frame a 5 minuti è un time frame cioè è un time frame intraday, ovviamente, ed è un time frame che ha molto rumore di fondo. Poi io per mia fortuna riesco, sono 20 anni che ci lavoro, lo leggo comunque piuttosto bene se sono ancora qua. Ma se funziona su 5 minuti, riesco a leggerlo bene su 5 minuti, che ha un rumore di fondo, a maggior ragione funziona meglio su 15 minuti, sull'ora, su 4 ore, sul daily e così via. Cioè, se è una cosa è chiara, bella, pulita su 5 minuti, state tranquilli che su time frame superiori è ancora meglio. Questo è quanto detto. Poi per quanto riguarda le volatilità, anche lì per sapere, qui più che altro serve per capire lo studio della volatilità, faccio alcuni accenni, niente di esagerato, neanche di complicato, per capire quando conviene, se abbiamo detto, abbiamo delle inversioni di tendenza, dei ritracciamenti o delle operazioni in trend, quando sono probabili l'uno, quando sono probabili l'altro. Dipende anche dalla fase di mercato in cui siamo, cioè dobbiamo anche ampliare un po' l'orizzonte e quindi giustamente mi ricollego anche ad alcune domande che mi sono state fatte finora a time frame superiore, cioè anche il grafico daily o anche il grafico settimanale. Certamente in un grafico daily o un grafico settimanale non guardiamo solo l'inversione di tendenza daily o settimanale, ma guardiamo più che altro il contesto generale nel quale ci troviamo e dove ci possiamo trovare. Questo ci permette di capire, studiando, di capire se conviene adottare strategie di natura contraria, cioè cavalcare queste inversioni, oppure se è meglio astenerci. E questo se lo può dire solo la volatilità, che si calcola come deviazione standard, è una formula matematica molto precisa, vecchia come il cuco, che abbiamo tutti studiato a scuola, alle superiori almeno, e che si può tranquillamente portare su qualunque grafico di borsa. Ormai è diventata la deviazione standard un indicatore, si trova in moltissime piattaforme, è una linea continua che oscilla al di sotto. Quando è alta vuol dire che c'è molta volatilità, quando è bassa c'è bassa volatilità. Sopra, vicino ai prezzi, sulla deviazione standard, ha vinto il Superenalotto John Bollinger, che ci ha inventato le sue bande di Bollinger, ma non ha fatto altro che applicare alla media la deviazione standard. È una cosa, diciamo, ripeto, che ha inventato Gauss nel 1700, anche prima, per cui niente di straordinario, ma Bollinger, diciamo che in un certo senso ne ha fatto il suo uso, ha inventato questo suo indicatore come se fosse chissà che cosa. In realtà ha preso una media e ci ha messo la deviazione standard, niente di eccezionale. Si possono mettere sui grafici di Word, vengono fuori le bande di Bollinger che voi conoscete molto bene, vedete che sono molto distanti fra loro quando, come all'inizio, quando la deviazione standard è ovviamente alta, perché è la media più 2 volte la deviazione standard, è invece molto più piccola la distanza fra le 2 bande di Bollinger quando la deviazione standard è bassa, oppure più alta quando è più alta, bassa quando è più bassa. Quindi deviazione standard alta vuol dire che c'è molta distanza fra le bande di Bollinger, e deviazione standard bassa c'è poca distanza fra le bande di Bollinger. Quando, questa è la regola fondamentale, chi la conosce bene, chi non la conosce deve assolutamente impararla. Quando il mercato scende, la volatilità è alta ed è in aumento, ho contornato di rosso. Quando il mercato scende, la volatilità sale, diventa alta ed è in aumento. Quando il mercato sale, la volatilità rimane piatta. Molti pensano, beh, se quando scende la volatilità sale, quando il mercato sale la volatilità scende. No, se
La volatilità, quando il mercato sale, la volatilità rimane bassa e rimane piatta. La volatilità scende solo quando il mercato, contornato di verde, è in laterale. Queste sono le regole fondamentali del rapporto tra la volatilità e i mercati. La volatilità è alta e cresce alta, diventando alta solo quando i mercati scendono. Quando i mercati salgono, la volatilità invece non si muove, al contrario, ma rimane piatta e bassa. Quando i mercati invece sono in congestione, la volatilità tende ad abbassarsi e ad essere bassa. Queste sono le regole fondamentali. Quindi quando il mercato scende c'è alta volatilità, quando il mercato sale c'è una volatilità intermedia bassa, quando poi in congestione la volatilità è bassissima o tende ad essere molto bassa. Lo spiegano, questi sono grafici di borsa del VIX, dove spiega bene che la borsa americana è salita e come vedete con il VIX, il Standard & Poor's, che è sempre salito, il VIX, pur oscillando, alla fine pian piano è sempre rimasto molto basso, è rimasto sempre molto piatto. Quindi questa è la tabella conclusiva, che quando c'è alta volatilità, nel senso che il mercato sta per scendere, probabilmente scenderà, e se c'è alta volatilità il mercato scende, è molto rischioso operare, bisogna fare poca operazione, usare poca side, ma soprattutto sono favorite le strategie trend follower, cioè di trend, cioè il mercato scende, ovviamente operazioni short. Se c'è bassa volatilità, invece, è il caso del mercato che sale, quindi ci sarà un movimento di direzione a rialzo. Anche qui conviene comprare, conviene andare long, si può tranquillamente avere anche una posizione abbastanza aggressiva e c'è un ottimo rischio di rendimento, perché comunque lo stop loss è abbastanza, solitamente gli stop loss sono abbastanza bassi, visto che siamo su dei minimi. Quando invece c'è una volatilità intermedia, vuol dire che il mercato la volatilità sta per passare da alta a bassa e quindi il mercato è in congestione. Solo quando è in congestione conviene utilizzare strategie contrarie. E quando? Quindi tutto il discorso si ricollega al discorso che quando abbiamo, controllando la deviazione standard e controllando la nostra volatilità, siamo a una volatilità intermedia, è chiaro che le inversioni di tendenza e i ritracciamenti sono molto più probabili che il mantenimento del trend. Rispetto alla slide iniziale in cui facevo vedere quella bella trend line azzurra e ci chiedevamo se poteva il mercato salire o scendere, e a quel punto è chiaro che se siamo in un'alta volatilità sicuramente rompe a ribasso, se siamo in bassa volatilità probabilmente mantiene il rialzo, ma se siamo in media volatilità, anche in questo caso probabilmente ci sarà un'inversione o di sicuro un grosso ritracciamento. Questa è la base. Poi ci sono altri strumenti di volatilità, indicatori di volatilità che possono essere utilizzati, dalle bande di Bollinger, ma anche la TR, altrettanto valido. Anche lì l'importante è che si faccia per vedere se sale o se scende, perché anche lì è un numero, che cosa vuol dire 200, 300, a seconda, a parte che la volatilità varia a seconda dello strumento finanziario, perché se lo strumento finanziario è quotato 20.000, la deviazione standard ha un numero, se è quotato 10.000 ne ha un altro. Per cui si fa sempre, si può calcolare in percentuale per carità, però non tutte le piattaforme lo permettono. Anche lì, comunque, per vedere se c'è un aumento o diminuzione della deviazione standard in un certo periodo di tempo, fate, se non lo sapevate, ve lo consiglio, fate analisi grafica sugli indicatori. È un modo molto utile per capire ancora meglio gli oscillatori indicatori, che molto spesso non sono così intelligibili. Se fate analisi grafica su questi, avrete sicuramente riuscito a leggerli, secondo me, molto bene, o molto meglio, insomma, sicuramente molto meglio. Poi passerei all'ultimo argomento, che riguarda uno studio che ho compiuto qualche mese fa, che ho chiamato la personalità degli strumenti finanziari. Cioè ci sono degli strumenti finanziari che permette di capire anche quali sono, e mi ricollego sempre a una domanda fatta in precedenza da
Una persona qui in chat mi chiedeva: ma tutto questo vale anche per il Forex, eccetera. Ecco, ogni strumento finanziario è diverso dagli altri. Cosa vuol dire? È normale che è diverso. Quindi ha una personalità, lo chiamo io. Cioè, ci sono degli strumenti finanziari, come dicevo prima, il DAX, fortemente direzionale, fortemente volatile, che quando prende un trend lo mantiene per un bel po' di tempo. E ci sono strumenti invece che, come esempio, quasi tutte le valute, che invece oscillano a grandi linee attorno ad una media. Poi ci sono le questioni di politica monetaria che influenzano tantissimo, ma a parità di condizioni, tutto questo non, se depurato da questo, oscillano solitamente attorno ad una media. E quindi, diciamo, ci sono degli strumenti in cui effettivamente quelli che sono a forte direzionalità non conviene applicare strategie contrarie, a quelli invece con diciamo, con personalità che viene chiamata mirror reverting, cioè diciamo, che gira attorno alla propria media, conviene. Quindi è chiaro che se io trovo su uno strumento finanziario che ha la caratteristica, la personalità di essere uno che gira sempre attorno alla sua media mobile e trovo degli strumenti come quelli che vi ho indicato in precedenza che mi dicono che insomma c'è un'inversione di tendenza e poi c'è un'altra inversione di tendenza e poi un'altra inversione di tendenza e poi un'altra inversione di tendenza e continua a oscillare su e giù attorno alla media mobile, è chiaro che questo diventa più facile, più intelligibile, è anche più frequente, ma si fanno anche più soldi. E questo è il suo bello. Per fare questo, io adesso non vi tedio con tutto questo studio enorme, però che è stato fatto, però è stato molto semplice. Alla fine si sono preso un esempio, una pattern di questo tipo, cioè si sono prese 3 giornate consecutive a rialzo, o 3 giornate e 3 giornate consecutive a ribasso, e poi si è detto alla fine della terza giornata mi conviene comprare ancora? O alla fine della terza giornata mi conviene vendere ancora? O vado contraria? No? Cioè, o alla fine della terza giornata, la quarta giornata vado short, o nell'altro caso la quarta giornata vado long. Quindi cosa faccio? Continuo il trend o vado contraria? Questo è stato lo studio che è stato fatto, è tutta una serie di trading system molto complicati. Comunque, alla fine, per quanto riguarda il FIB, mercato italiano, è venuto fuori che alla fine, come vedete qui nella colonna, sono tutti zeri, cioè è un mercato contrarian, è un mercato nel quale conveniva alla fine della terza giornata, alla quarta giornata, vendere oppure andare in senso contrario, chiamate come volete. Alla fine della quarta giornata, in tutti i casi, è convenuto andare in senso contrario. Questo è l'equity line della strategia fatta in quel modo, cioè se noi dopo 3 giornate consecutive di rialzo avessimo venduto alla quarta, avremmo portato a casa esattamente questo denaro, con questi soldi, esattamente con queste equity line, con questi risultati. Abbiamo fatto la stessa cosa non solo giornaliera, ma anche oraria. E orario ci ha sorpreso il FIB, perché se era contraria daily, cioè effettivamente dopo 4 giorni consecutivi in una certa direzione, al quarto giorno potevamo andare contrari e guadagnavamo, fatto invece sull'intraday con time frame orario, invece è venuto fuori, come vedete nella colonna 1, cioè per noi 1 significava direzionale, cioè dopo 3 ore in una certa direzione conveniva andare sempre nella stessa direzione anche alla quarta ora. Questa è l'equity line che ne è emersa, e anche qui abbiamo guadagnato questo con questi risultati, eccetera, eccetera. E ho fatto la stessa cosa sul DAX. Il DAX, ovviamente, come vedete, la colonna è 1, assolutamente sempre direzionale, cioè daily, 1 ovviamente daily. Quindi, dopo 3 giorni di trend, bisogna andare in trend anche il quarto giorno, ed effettivamente, vedete, questa è un'equity line strepitosa, con ottimi risultati negli ultimi 5 anni. Fatto invece anche sul grafico orario, anche qui tutti 1 sono, quindi tutti i risultati di ottimizzazione sono 1, quindi anche qui dopo 3 ore nella stessa direzione, anche la quarta ora bisogna andare sempre
nella stessa direzione. E questa è l'equity line, un po' meno bella della precedente, ma comunque sempre una valangata di soldi anche fatta in questo modo. Poi abbiamo fatto invece sull'euro-dollaro. Questo sull'euro-dollaro, anche l'euro-dollaro daily si è mostrato direzionale, quindi dopo 3 giornate in una certa direzione, anche la quarta giornata doveva essere nella stessa direzione. Questa è l'equity line. Come vedete è bella, ma un po' zigzagata, però insomma, è migliorabile, però diciamo così, nuda e cruda, come è venuta fuori dall'ottimizzazione, dice che insomma c'è del buono, cioè anche l'euro-dollaro è tendenzialmente daily, è tendenzialmente direzionale, mentre invece assolutamente nell'intraday, qui lo grafico orario, il valore è zero, quindi dopo 3 ore di rialzo o 3 ore di ribasso sull'euro-dollaro conviene assolutamente andare contrario, ci sarà sempre un ritracciamento o anche un'inversione, e questa è l'equity line. Anche questa è un'equity line straordinaria, quindi come vedete abbiamo visto le equity line più belle sono queste, sono il DAX daily, cioè dopo 3 giornate consecutive in una direzione del DAX conviene andare nella stessa direzione anche il quarto giorno, e l'altra invece è quella dell'euro-dollaro H1 contrarian, cioè dopo 3 ore in una direzione conviene, alla quarta ora c'è sicuramente un ritracciamento se non un'inversione. Questa è l'equity line, anche questa penso che sia la migliore, addirittura in 4 anni sono circa 481.000 euro, una cosa paurosa, con dei risultati, li vedete anche nella tabella sotto, molto 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 male. E questa è un po' la tabella riassuntiva, perché poi abbiamo fatto questo studio non solo sul FIBE, il DAX e l'euro-dollaro, ma anche sul dollaro-yen, sul petrolio, sull'oro, sullo Standard & Poor's. MR sta per mirror reverse, cioè contrarian fondamentalmente, BO sta per breakout, e quindi chiaro che sul FIB, quindi le operazioni contrarie è meglio farle sul giornaliero, sul DAX mai. Lo Standard & Poor's invece è sempre, cioè vabbè, poi c'è anche una versione strong, una versione weak, ma debole, ma comunque ci sono altre sottigliezze particolari. Comunque sullo Standard & Poor's invece è sempre contrarian, sul gold invece abbastanza direzionale, e mentre invece contrarian, molto contrarian, è l'orario, grafico orario sul petrolio, sull'euro-dollaro e sul dollaro-yen. Comunque queste sono le cose essenziali, insomma, questa tabella riassuntiva del tutto. Insomma, quindi anche la personalità degli strumenti finanziari, così come lo definite, ci permette di chiarire che dopo un po', i mercati ritracciano, alcuni non ritracciano quasi mai o poco, altri invece è un continuo ritracciamento che poi oscilla tra ritracciamento e inversione. Ma lo sappiamo prima, voglio dire, lo vediamo, lo sappiamo prima. Se poi ci aggiungiamo tutte le cose viste in precedenza, e quindi abbiamo visto poi sul grafico anche daily, e sul grafico orario, perché questi studi sono stati fatti sul grafico orario e grafico daily, quindi vedete che non è solo 5 minuti, ma ci sono tutti i time frame anche superiori, ancora più facile qui vederli. E quindi prima, insomma, l'importante è conoscere la materia con cui stiamo lavorando, ecco, quindi questo è il tutto. Io avrei terminato qui il mio webinar, riguardo un attimo se ci sono altre domande. Per quanto riguarda dunque il tema della volatilità, vale assolutamente per tutti i mercati, vale anche per il Forex, certamente, certamente. Adesso come ho detto del Forex, vale assolutamente per tutti, anche se sul Forex effettivamente sul discorso del Forex il punto è trovare il numero secondo il quale c'è alta volatilità o bassa volatilità.
è che se confrontiamo, è tutto molto relativo, cioè la volatilità del Forex è sempre media o bassa, per cui non ci sarà mai alta volatilità, ma proprio perché ci sono volumi esagerati da tutto il mondo, eccetera, eccetera, un sacco di operatori, un sacco di trader e così via. Per cui il punto è, non possiamo confrontare il DAX con il Forex da questo punto di vista, cioè la volatilità del DAX è alta, la volatilità di molte valute del Forex è media o bassa e sarà sempre così. Quindi sul discorso del Forex, da questo punto di vista, si sappia che, come ho detto prima, la volatilità è sempre bassa o media, per cui quando è bassa potrebbe nascere un trend rialzista, ma se no quando è media, che nella stragrande maggioranza dei casi è media, se noi mettiamo una deviazione standard su qualunque grafico del Forex, risulterà sempre abbastanza media e poco oscillante, e anche se ci facciamo un'analisi grafica non andremo da nessuna parte, effettivamente. Sì, ci sono, c'è qualche problema. Alessandro, mi senti? Avrà avuto qualche problema. Va bene, ragazzi, io ringrazio tutti voi, ringrazio soprattutto Alessandro Aldrovandi per tutto ciò che ci ha spiegato oggi. È stato un argomento molto, molto interessante. Poi lui con la sua semplicità di spiegazione riesce a entrare proprio a centrare ogni argomento, quindi i pattern sono importanti per i clienti per avere per acquisire delle indicazioni maggiori da tutto ciò che un grafico può darci. Quindi spero sia stato di vostro gradimento. Io vi saluto. Vi ringrazio per essere stati con noi questa sera. È stato l'ultimo webinar del mese di luglio. Vi auguro buone vacanze a tutti. Se venite a Malta, mi raccomando, non esitate a venirci a trovare perché a noi fa sempre piacere conoscere personalmente i clienti. Vi ricordo il nostro sito albo.com dove potete trovare maggiori informazioni, ma potete anche trovare i nostri contatti sia telefonici che le mail. Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione, per conoscere semplicemente il broker, per farci una chiacchierata sui servizi che offriamo ai nostri clienti. Grazie a tutti e buona serata.